Buonasera a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua di nuovo col profilo di Tedback, poco dopo in realtà l'altro video, a provare questo altro fucile a impulsi, chiamato secondario, però fucile di Gian 7 o Gian, che insomma non è quello di Doraemon. Ecco, allora, caratterizzato questo da due, da tre mirini, due, da cui purtroppo due sono a zoom estese, quindi bisogna eliminarli praticamente subito perché come impulsi secondari a zoom esteso non va bene, ecco. Poi abbiamo proiettili rimbalzanti, stabilità e gittata aumentata, caricatore aggiuntivo, però non ne abbiamo bisogno, un 33 colpi, quest'arma basta e avanza. Poi, perk peculiare, momento zone, che causare danni con l'arma ne aumenta stabilità, perk in ogni caso molto molto buono. Quindi vediamo che cosa ci si può fare in partita, noi ci vediamo direttamente là. Ok, siamo arrivati qua su Collasso. Ora, per darvi uno sguardo generale, questa è la cadenza dell'arma, 390 colpi al minuto. Classico, diciamo, impulsi che sta scopolando nell'ultimo periodo. Cerchiamo però di mantenerci un attimino qui fuori per capire. Il nemico ha ottenuto la zona B. Ah, prima non intendevo switchare, non ho fatto apposta, volevo interrompere la ricarica. Allora, arma che è veramente veramente buona rispetto al fucile dell'altra volta, questo mi pare un altro universo seriamente. Abbiamo sciolto questi nemici in pochi istanti, danno di 24 anche questa in testa, però è un danno talmente diverso. Danno talmente diverso, i colpi entrano, che è un piacere veramente. Arma totalmente dalle medie e corte distanze, medie e lunghe distanze. Non giocabile in close range, purtroppo. Okay. Mi hanno tritato in due, uno che sono io di già da postato lassù. Guardate, i colpi sembrano entrare veramente con una facilità disarmante in realtà, perché entrano veramente. Guardate, guardate. Spari e entrano, cioè non ci sono problemi di tipo o di sorta. Spari, loro entrano, fanno loro dovere. Spari e entrano. Fatto, 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 fatto. Spara e loro entrano. Fine. Nulla più, nulla meno di questo dovrebbe fare. Combatti come un titano dei Grazie. primi fondatori. Qua c'è altra gente, vediamo di. In testa! Vediamo di fare uno scherzetto. Ecco, purtroppo close range no. No, veramente no. Vabbè che lui aveva il regimen, quindi partiva leggermente avvantaggiato, però no, lo sparare in fire mi pare molto molto scomodo. Quindi vedete. Veramente con questo mirino, tenendo appunto mirando, sembrano entrare che con una partita anomala. Non vedo l'ora Veramente di vedere che anomala. cosa ci farai. Non so se avete capito il mio modo di utilizzare il di martello. vantaggio. È Sparo a proprio per caso, questo che si lotta in in squadra. sostanza. Veramente quest'arma mi pare che triti. Ovviamente ve la consiglio a tutti, in particolare a chi non è abituato a usare impulsi. Veramente ve la consiglio, impulsi intendo 5 tre colpi, minuti. non 5 Potresti come vincere come la potresti vigilanza o perdere. i due Zona della C persa. gittata, veramente ottima. Veramente ottima e mi spiace davvero quest'anno. È divertente, qua sembrava proprio tra l'altro che non l'avessi nemmeno preso, ho leggermente smirato.
Sembrava davvero di non averlo preso. Zona B conquistata. No, la zona di vantaggio è vostra. Ok, trade con l'ingrediente principale. Trade con l'ingrediente principale, mi ritengo soddisfatto. Ha passato il test quest'arma. Ok, in generale vi posso dire che è un'arma veramente carina, carina. Non è eccezionale, ma i colpi entrano veramente bene. Ed è piacevole anche giocare e sparare con quest'arma. Siamo in una guerra territoriale. Quindi adesso non abbiamo fatto un punteggio, appunto, 1.57, nulla di che. Però mi raccomando, se il video vi è piaciuto commentate, iscrivetevi, lasciate like e come ogni volta passate dai social che sono giusto in descrizione. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo bellissimo sito video. Ciao a tutti. Io sono Gaul e la tua luce è mia.